40 anni di Fabrizio Miccoli, come te li senti addosso, Fabrizio? Ma diciamo che ormai abbiamo raggiunto l'obiettivo dei 40, è un bel traguardo, però ho la fortuna di stare con tanti bambini e quindi me li sento abbastanza bene, dai, mi sento giovane con loro. Torniamo indietro al Fabrizio ragazzo, come ti immaginavi a 40 anni? Ma forse così, sai, perché ho la fortuna di avere delle persone intorno a me molto valide e che mi hanno, insieme abbiamo aperto questa scuola calcio e quindi sto dando la possibilità magari a tanti bambini di fare quello che poi ho sempre sognato di fare io da ragazzino, quindi questa è sempre stata una cosa che avrei voluto fare da bambino, quindi mi vedevo così, insieme a tantissimi bambini, divertirmi con loro e cercare anche comunque di insegnare un po' quello che è stato il mio passato. Iniziamo la nostra passeggiata nei ricordi. Come hai vissuto il doverti allontanare da casa per inseguire quella che poi era la tua grande passione, il calcio? Ma all'inizio ero contentissimo, ero felice, perché poi comunque andavo nel Milan e quindi per un ragazzino in provincia di Lecce, di San Donato, un paesino di 5.000 abitanti, dove tra l'altro adesso ho la scuola calcio, e andare a Milano nel Milan sicuramente era un sogno per me. E mentre prima, comunque adesso un po' la legge è cambiata, adesso nel 14° anno d'età compiuto un ragazzino può uscire fuori dalla regione, prima non era così, io andai a 12 anni e quindi ero molto piccolo e infatti poi col senno di poi ho avuto dei problemi perché mi mancava la famiglia, mi mancavano un po' quelli che erano i miei amichetti, la prima fidanzatina, quindi poi decisi di tornare. Però è stata un'esperienza bella, forte, emozionante, che comunque mi ha segnato comunque. Tu hai parlato del Milan, però la prima grande squadra a credere davvero in te è stata la Juventus. Tutta l'Italia però si è accorta delle tue qualità calcistiche nell'anno a Perugia. È stata quella la prima volta in cui hai pensato, è davvero la mia chance, posso diventare un calciatore professionista? Ma il primo pensiero proprio ce l'ho avuto a Casarano, devo essere sincero. A Casarano ho capito che questo poteva essere il mio lavoro, perché mi buttarono, tra virgolette, buttarono lì in prima squadra, in Serie C, quando avevo 16 anni, e la Serie C di una volta era abbastanza dura, e dove il primo anno feci 9 gol già, e da lì capì che potevo fare il calciatore. Poi un altro anno di Casarano ben fatto con 12 gol, poi alla Ternana. Quello forse è l'unico rammarico che ho, alla Ternana, perché ho fatto 4 anni di B e forse là ho perso un pochettino di tempo, caratterialmente ero abbastanza particolare, quindi devo anche tutto a mia moglie, la mia ex fidanzata, che venne si trasferì con me a Terni e da là ecco poi feci quell'anno con 16-17 gol e andai poi alla Juve. Restando su Perugia, ci sono tanti personaggi chiaramente che hanno fatto la storia anche nella tua carriera, è difficile analizzarli tutti, però in quell'anno lì, capocannoniere della Coppa Italia, eliminata anche la Juventus, ecco, Serse Cosmi, che peso ha avuto nella tua crescita da calciatore? Beh, io all'inizio a Perugia non ci volevo andare, ma perché avevo fatto 4 anni nella Ternana, sapevo bene le dinamiche delle due tifoserie, però poi andai in prestito, perché la Juve mi diede in prestito a Perugia, e Serse è stato per me fondamentale, è stato fondamentale perché mi ha... diciamo che mi ha indirizzato un pochettino su quello che erano le sue idee, però con le mie caratteristiche, e quindi quello di andare in profondità, di cercare l'uno contro uno, di andare alla conclusione. E sai, il primo anno di Serie A comunque, avere la fiducia da parte di un allenatore subito così, è vero che venivo dalla Juve, però io ancora in Serie A
non avevo mai giocato, sicuramente è stato per me importante, ma infatti tuttora il mister lo sento e abbiamo un bel rapporto. Ritorni alla Juventus con numeri importanti, se poi andiamo a riguardarli, soprattutto se rapportati alla concorrenza che c'era in quella rosa, una squadra stellare. L'esigenza di essere protagonista, qualche rapporto complicato o cos'altro poi ti ha spinto ad andare via? Sì, no, era quello. Poi si è detto di tutto col rapporto mio e della Juve, tra virgolette cose anche vere, però alla base di tutto era quello. Avevo 23 anni, 24 anni, e avevo la fortuna di stare in un contesto che veramente solo chi gioca nella Juve sa cosa vuol dire, grandissimi campioni, grandissimi uomini soprattutto, ed era un contesto per me favoloso. Arrivati a un certo punto però poi fai 20 partite, 9 gol, bene, arriviamo in finale di Coppa Italia, un anno abbastanza buono per me, però con dei spezzoni. Entravi e in 15 minuti, magari 10 minuti o 20, dovevi cercare di risolvere la partita, non è sempre semplice. E quindi è stato più l'idea di fare comunque il protagonista, di essere protagonista, di giocare con più continuità da un'altra parte, anche se comunque io non ho deciso io comunque di lasciare la Juve, nel senso che io quel periodo avevo mercato e la Juve decise di darmi alla Fiorentina e io accettai perché comunque eravamo contenti un po' tutti e due, no? Loro che comunque avevano mercato e mi davano alla Fiorentina e io che finalmente potevo giocare da protagonista come avrei voluto all'epoca. Altre tappe del tuo viaggio, prima Firenze, poi addirittura fuori dall'Italia. Il Benfica, un club glorioso a cui so che sei molto legato, con una grandissima tradizione e grandi calciatori anche in rosa. Anche qui i numeri, se li andiamo a vedere, sono di una stagione tutt'altro che negativa, però c'è stato qualche problema a livello di infortuni forse per te in quel periodo. Sì, allora, Firenze è stata una tappa importante. Firenze mi ha fatto crescere davvero tanto, perché avevo comunque tanta responsabilità alle spalle, un anno difficile, difficoltoso, perché poi dopo tanti anni abbiamo capito anche perché e tutti i problemi che avevamo avuto con arbitri, eccetera. E salvarsi all'ultima giornata con un calcio di rigore all'ultimo minuto del primo tempo, forse la responsabilità che avevo addosso tantissimo. Una piazza come Firenze sicuramente mi ha fatto crescere. Guarda, io ho tirato forse il rigore più importante della storia del Palermo con il crociato rotto, però quel rigore in quel momento con la Fiorentina mi è rimasto impresso per le sensazioni e per la responsabilità che avevo. Poi ero anche più piccolo e quindi devo tanto anche alla Fiorentina, a Firenze, a quello che è tutto l'ambiente viola, perché poi veramente sono cresciuto tanto. Poi vado al Benfica. Benfica il primo anno così così per un po' di infortuni purtroppo, però loro avevano già un po' visto quelle che erano le mie caratteristiche, infatti rimango in prestito un altro anno e il secondo anno è stato per me fantastico. Bello, pensavo di andare in un club così glorioso, ma chi lo vive da fuori non immagina cos'è veramente un Benfica nel mondo. E tutt'oggi, dopo 12-13 anni, forse non so quanti, che manco da Lisbona, ogni volta di tornare là a provare le stesse emozioni che i tifosi hanno nei miei confronti e che vengo ricordato in quel modo, mi fa veramente un enorme piacere. Cosa ti è rimasto anche umanamente del Portogallo, anche a livello di rapporti, e che sensazione si ha ad essere in prima pagina di un giornale storico, no? Come O Jogo? Ma sì, il Portogallo per me è stato fondamentale. È stato fondamentale perché ho conosciuto altre culture, altre tradizioni, e poi avevamo una squadra, cioè solo i quattro davanti, giocavo io a sinistra, Nuno Gomes punta centrale, Simão a destra e Rui Costa dietro le punte. Come fai, come fai a non divertirti con questa squadra? Una passione.
come fai a non divertirti? Poi naturalmente, come ho detto prima, ho avuto anche la fortuna di avere una famiglia con me che mi ha sempre seguito e non stavo da solo mai, e ho conosciuto tante persone anche a Lisbona, italiani stesso, che comunque avevamo creato un bel rapporto anche fuori dal campo, quindi diciamo che sono stato molto molto bene in Portogallo. Il Palermo ti acquista titolo definitivo e inizia un grande amore, no? Una grande storia d'amore. Capitano, leader tecnico di una squadra che ha fatto soffrire praticamente tutti, sia in Italia che in Europa. È stata un po' una seconda casa per te. Bah sì, Palermo rappresenta forse tutto per me. Proprio come si dice, non una storia d'amore, no? Gioie e dolori. Cioè, potremmo stare qui a parlare giorni per quello che è il mio rapporto con Palermo e quello e i numeri che ho fatto in quella squadra, in quella città. Ma erano comunque gli obiettivi che mi avevo prefissato io il giorno che il Palermo mi acquistò. Nel senso, io è vero che avrei potuto vincere qualcosa di più, ma è anche vero che l'obiettivo mio era quello di entrare come nella storia di una società, di una città. E arrivato a Palermo a 26 anni, 27 anni, magari sentivi anche quell'empatia, era una squadra del sud. Bravissimo, e l'obiettivo mio era quello. Io quando ho firmato con il Palermo, il primo obiettivo che mi sono prefissato è stato quello: devo entrare nella storia di questa squadra, di questa città, devo essere la leggenda di questa squadra. Diciamo che ce l'ho fatta, poi qualcuno adesso magari si è dimenticato, però ce l'ho fatta. Record di punti, finale di Coppa Italia, record di gol fatti in Serie A, record di presenza in Serie A, quindi diciamo che l'obiettivo che avevo l'ho portato in porto. Ecco, a proposito di personaggi che hanno fatto la storia della tua carriera, quanto è stato centrale e che tipo di rapporto è stato quello con Maurizio Zamparini? Ma guarda, all'inizio è stato fondamentale per me, che comunque lui era il presidente di una grande squadra, secondo me. Noi avevamo veramente una grande squadra e, come hai detto tu prima, chi veniva a Palermo se pareggiava gli andava bene, per l'ambiente che si era creato, per i giocatori che eravamo. E quindi è stato fondamentale, perché poi io ero il capitano, quindi dovevo per forza di cose confrontarmi con lui e su tante decisioni, su tante cose. Poi non lo so cosa è successo, qualcosa è cambiato, perché è inutile nasconderlo, ma con gli anni poi qualcosa è cambiato. Ma non voglio entrare nei dettagli, perché io poi ho le mie idee, i miei pensieri e le voglio tenere per me. Ma sicuramente qualcosa è cambiato e di questo mi dispiace molto, molto, molto. Abbiamo parlato di casa come Palermo, adesso parliamo della tua casa, perché dopo quasi 200 partite di rosanero torni in quella che poi è la casa a tutti gli effetti, il Lecce. Immagino un terremoto di emozioni per te. Sì, io diciamo che lascio la Serie A, lascio Palermo per un contesto che va al di fuori del calcio, e avevo due possibilità: una, andare in Australia, oltre a avevo 3-4 squadre ancora in A che mi volevano, però parlando insieme alla mia famiglia avevamo due possibilità molto concrete: una, andare al Melbourne in Australia e cambiare totalmente vita, perché poi con la scuola dei bambini e tutto quanto. E una, avevo finalmente la possibilità di venire nel Lecce. Un Lecce, una città, una squadra che io ho sempre sognato da bambino, non l'ho mai nascosto di essere tifoso del Lecce, penso che lo sanno tutti. E quello era il momento giusto, secondo me, perché andavo in una città che era la mia, era la mia famiglia, quindi facendo due conti ho detto ok, vado a Lecce, mi sento coccolato, mi sento amato, specialmente in quel periodo che avevo bisogno di gente che perlomeno mi stesse vicina e perlomeno che gente che già mi conosceva, quindi sapevo la persona che ero, no? Anche sbagliando in alcuni contesti, però ho detto sai, vado a casa mia. E mi sento coccolato, mentre dalle altre parti
avevo scosso un terremoto mediatico, ho detto, e quindi ho cercato di combinare le due cose. E poi giocare nel Lecce è un sogno che ho sempre avuto da bambino, al di là della categoria, ripeto, forse qualcuno mi dice sì, ma facendo la Serie A con 20.000 persone, facendo tutte queste cose a Lecce sarebbe stato diverso. Lo penso anch'io, naturalmente è tutto diverso, quello sì. Però, sai, il gol che ho fatto a Lecce-Prato non è una partita storica, diciamo, non è una partita storica che non ha portato a niente, però Lecce-Prato, in Lega Pro, una Lega Pro che è diversa anche dagli ultimi anni che è stata, perché io ricordo che in Curva Nord venivano sempre solo le solite persone, quindi ne erano forse un centinaio, neanche di più, mentre adesso magari fai fatica anche a trovare posto allo stadio. Comunque l'emozione che ho provato facendo quel gol sotto la Nord, mi sono rivisto un po' da bambino anche, no? Quindi ho eliminato un po' tutto il contesto, sono andato a esultare lì sotto, mi ricordo benissimo ancora l'esultanza con l'inchino, e mi sono immaginato quei 20.000 persone. Ed è stato bello, emozionante, una cosa che non dimenticherò mai, la terrò per me sempre. Ecco, questa grandissima emozione però convive insieme anche ad un rimpianto per come è andata sportivamente in quegli anni con il Lecce. Sì, specialmente il primo di anno, è quello che il rammarico più grande che ho è quello, che poi facemmo una rincorsa incredibile, arrivamo lì, tanti risultati anche non ci andarono a favore nelle ultime 2-3 partite, se no addirittura potevamo anche vincere il campionato diretto. E poi perdemmo la finale a Frosinone, e quella un po', quella sì, quello è stato l'ultimo veramente rammarico che ho avuto a livello calcistico, perché poi vincevamo anche 1-0, stavo bene, poi mi feci male su una scivolata, ricordo, non volevo uscire, però mi faceva talmente male, non volevo nemmeno essere egoista, perché ho detto magari entra uno che sta meglio di me, l'importante lì era andare in Serie B, e invece poi andò male, perché anche il Frosinone comunque aveva una grande squadra, mentre il secondo anno partimmo già male, diciamo, ecco, non ci fu neanche un bel rapporto neanche più con l'allenatore, mi vedevano come un'altra figura e non più come un giocatore, e quindi forse avevo sbagliato anch'io a restare, però poi c'è stata la parentesi Malta che mi ha rifatto un po' tornare il sorriso, no? E infatti poi ho smesso, però che l'ho deciso io, nel senso che andai a Malta, feci 10 gol e mi divertì, comunque è stato un bel rapporto anche con la gente di Malta, con il presidente, che adesso so che comunque è in politica, quindi è durata poco, però è stata anche una bellissima parentesi, ho conosciuto un bel paese. Volevi chiudere con il sorriso, evidentemente. Chiudiamo questa parentesi casa, Palermo e Lecce. Come hai vissuto la stagione di Palermo e Lecce? E ti chiedo, a tal proposito, ti aspettavi da compagno di squadra che Liverani diventasse questo tipo di allenatore? Sì, me lo aspettavo perché... Me lo aspettavo perché comunque Fabio era già quando giocava in campo ce l'aveva. E figurati anche nelle partite in allenamento te rompeva, e a un certo punto glielo dissi una volta, ho detto senti fa, parla con gli altri, a me lasciamo stare, perché fammo divertire in allenamento almeno, no? E già ce l'aveva. Poi ci siamo sentiti prima che lui venisse a Lecce, perché sa nei 3 anni che ha fatto con me quante volte Lecce gli suonava sempre nella testa. Allora, quando ho avuto la possibilità di venire qua, mi ha chiamato, mi ha detto sai che forse ho la possibilità di venire finalmente nella tua città, che mai sempre tutti gli anni mi dicevi, e io ho detto devi venire subito, perché abbiamo una grande squadra e tu vinci il campionato di Lega Pro perché lo vinci, e poi in B Lecce è una bella piazza, E così è stato. Sei stato un chiaro veggente. Così è stato, ha vinto il campionato. In B forse nessuno si aspettava un campionato del genere, però con una società così alle spalle, veramente solida,
e poi gente leccese che si vuol far volere bene da, anche dal pubblico, e Fabio che comunque è un grande allenatore, una brava persona, hanno creato veramente un grandissimo gruppo. E ti dico che non lo dico da tifoso, ma io un po' la Serie B l'ho seguita sia per il Lecce che per il Palermo. Il Lecce secondo me quest'anno ha fatto vedere il miglior calcio della Serie B. Naturalmente anche il Brescia ha meritato di vincere il campionato, ci mancherebbe, però a livello di gioco secondo me il Lecce ci ha fatto divertire quest'anno. Pensando al periodo di povertà tecnica e all'esito poi del Mondiale del 2010, tu hai più rimpianti o dolore pensando a quel Mondiale lì, a quella fase della nazionale? Rimpianti. Io mi feci male la penultima partita con la Sampdoria in casa, mi feci male al crociato e mister Lippi ancora doveva fare le convocazioni, avevo fatto 20 gol, il Palermo stava lì per andare in Champions, c'erano tutti i presupposti, però sinceramente, e questo è un mio pensiero, ci mancherebbe che non ho una controprova, però penso che non avrebbe comunque portato a fare il mondiale. Questa era la sensazione che io avevo in quel momento. Poi non lo so, mi sbaglierò, sai, col senno di poi. Certo. Non lo so, però la sensazione che avevo in quel momento era quella. Adesso dobbiamo fare quelle cose noiose che si fanno solitamente in questi casi, che poi possono anche essere divertenti. Hai segnato dei gol bellissimi. Se dovessimo scegliere un podio, cioè i tuoi tre preferiti. Ma guarda, a livello di bellezza forse Palermo-Chievo è stato forse il più bello in assoluto, perché da 45-43, ma non lo so quanti sono precisi, 43 metri al volo e feci gol. Penso che solo un pazzo può fare una cosa del genere. Io all'epoca, in quel momento, ero abbastanza così. Poi posso mettere, ma non tanti, credimi, perché anche il centesimo gol in Serie A nel derby col Catania è da mettere sul podio, com'è da mettere sul podio il primo gol in nazionale su calcio d'angolo diretto, quello che ho fatto in Champions a Liverpool di rovesciata, e poi quello che ti ho detto prima, Lecce-Prato, perché un gol con Lecce sotto la Nord, come fai a non metterlo sul podio? Non te lo scordi mai. Sì. Parliamo adesso delle... Quindi dai, facciamo un podio da 5 e non da 3. Va benissimo. Parliamo delle due grandi fonti di ispirazione per te, anche nel modo di intendere il calcio. Partiamo chiaramente dall'Argentina. Maradona. Maradona è... Sì, è, come hai detto tu, è stato un'ispirazione per me. E rimane sempre, secondo me, il giocatore più forte che c'è stato. È inutile nascondere la passione che ho per Diego, cioè, ho comprato il suo orecchino all'asta, mio figlio si chiama Diego e quindi più di così, sì, è vero. Passiamo invece in Brasile, restiamo in Sud America, perché so che anche lì hai un amico forse più che una fonte di ispirazione. Ronaldinho, anche lui un genio del calcio, Lo metto sul podio perché veramente lui ha segnato un'era anche lui con le sue giocate, con le sue... Poi la cosa bella di Ronaldinho è che faceva le cose concrete, però ti trasmetteva mentre giocava quell'allegria che era proprio bello vederlo, ed è un grandissimo campione, un genio del calcio anche lui. Abbiamo parlato delle tue tantissime prodezze sul campo, però immagino che tu sia legatissimo a due gol in particolare, se vogliamo chiamarli così, appunto Diego e Suami, che sono i tuoi figli. Suami è nato a Perugia, volevo il maschietto io all'inizio, devo essere sincero, perché comunque erano gli anni migliori per me. Poi è nato Suami. Uno spettacolo perché comunque è vero quando dicono che ti cambia la vita, è proprio vero, nel senso che poi
ti dedichi a loro e cerchi di dare il meglio che puoi da genitore ai propri figli. Poi Diego lo, sinceramente l'ho fatto come lo volevo. L'ho fatto come lo volevo. Gli piace il calcio. E quindi sono due, mi emoziono a parlare di loro perché è come hai detto tu, al di là di tutto, del calcio, di tutto quello che ha fatto, però i figli sono la prima cosa che uno possa desiderare e io veramente meglio di così non potevo chiedere. Ce l'hai già detto durante l'intervista, ma cosa ha rappresentato per te la famiglia in tutti questi 40 anni? Ma tutto, io non sono mai stato da solo. Tutto il periodo che sono stato da solo, che sono stati i primi 3 anni che ho fatto alterni da quando andai dal Casalano alla Ternana, sono stati quei 3 anni che poi sono stato da solo, sono stati quegli anni che ho perso tempo, infatti, quello che ti dicevo un po' prima, no? Perché poi io sono fidanzato e sposato con mia moglie da 23 anni, quindi dal 96, dal primo anno mio di Casalano, che stiamo insieme, quindi devo tutto a lei e tutto a quella che è stata la mia famiglia. Diciamo che molti gol sono anche suoi, quindi sostanzialmente. A voi. I primi specialmente li ho dedicati tutti. Dal Miccoli calciatore al Miccoli imprenditore, da dove nasce questa passione per il vino e che vino è Fabrizio Miccoli? No, vabbè, a me poi il vino mi è sempre piaciuto. E poi grazie a Fabio Cordella è nata questa cosa qua, ma è... Fabio è un amico, quindi l'idea che ha avuto secondo me è un'idea strepitosa, bellissima, di fare la squadra dei suoi sogni, no? con il vino. E, al di là che comunque siamo amici, aveva piacere che ci fossi anch'io. E come fai a dire di no quando c'hai Buffon, Ronaldinho, Snyder, Zamorano e tanti altri? Però io, come appunto, no? Come sono fatto io... gli dissi va bene, però con me non serve la cosa normale, nel senso è normale che se Ronaldinho può vendere tantissime bottiglie in Brasile perché è il numero uno, con me dobbiamo fare una cosa diversa, nel senso dobbiamo andare sulla, non che gli altri non siano buoni, ci mancherebbe, però sul mio dobbiamo andare sulla qualità seria, nel senso che dobbiamo fare poche bottiglie però di veramente, e non voglio nulla togliere agli altri, però il mio è più buono di tutti. Quindi ringrazio Fabio che della possibilità, ma ringrazio anche le altre cantine che me lo fanno, tipo il Barolo, la cantina Sordo e gli altri, insomma Ridolfi con il Brunello di Montalcino e tutti gli altri. Però i vini miei sono sicuramente più buoni degli altri. Da provare, da provare, perché poi sono selezionati, quindi sono delle bottiglie che sono limitate, quindi col primitivo sono circa 6.000 bottiglie, mentre di Barolo, Brunello e il Valpolicella, mi sono dimenticato, il Valpolicella superiore sono circa 2.000, 1.500, dipende poi dal... e quindi sono bottiglie selezionate, ma sono buone, da provare. Fabrizio, recentemente hai dichiarato che c'è qualcosa che ti toglie un po' il sonno. Come speri che si chiuda questa vicenda e qual è il pensiero ricorrente che ti rende un po' scomodo il letto su cui dormi? Ah, quello che ho sempre detto da questi 5 anni a questa parte. Spero che si concluda nel miglior modo possibile per me, perché non è una soluzione, una condanna che mi possa cambiare la vita. Io sto pagando da 5 anni a questa parte tutti i giorni, poi se qualcuno mi vuole credere mi crede, altrimenti ognuno può pensare quello che vuole, però è una cosa che mi porto dietro, lo ripeto ancora una volta, sono tutti i giorni che ho chiesto scusa molte e più volte, e quindi poi arrivi a un certo punto dove se uno capisce e accetta le scuse, bene, altrimenti me ne farò una ragione, la vita va avanti, ho 2 figli, devo pensare anche a loro soprattutto. In questi anni
siamo anche un po' partiti da qui. Ti sei impegnato e speso per i ragazzi che si avvicinano al mondo del calcio. Secondo te come sta cambiando e quale atteggiamento deve avere un bambino che ha gli stessi sogni che aveva il Fabrizio di 30 anni fa, immagino? Sì, io un po' ripeto quello che ho detto all'inizio. Io sono fortunato di aver creato una scuola calcio che a oggi, a livello di numeri, in Puglia forse è la migliore. E non lo dico per vantarmi, ma lo dico nei numeri, perché un paesino di 5.000 abitanti nella provincia di Lecce che porta per 3 anni consecutivi la categoria giovanissimi, che secondo me è la più importante, in finale regionale, più campione regionale con gli allievi, più vinto il titolo regionale tempo fa con la Juniores, e in più quasi circa 30 ragazzi dati nei professionisti, capisci che il lavoro fatto è importante, perché quando una scuola calcio dà un giocatore, un ragazzino in una squadra professionista, ha già fatto tanto. E negli ultimi 5 anni parliamo di circa 30 ragazzi che sono partiti per andare a giocare e confrontarsi in squadre professioniste, fra cui quelle di terza fascia, Lega Pro, Francavilla, Fontana e Monopoli, e fra cui Lecce e il Foggia. E poi abbiamo società importanti come Napoli, come Roma, come Fiorentina, come Parma e come Empoli. Quindi il lavoro che è stato fatto un lavoro importante su questi ragazzi. E quello che dico io, bisogna innanzitutto divertirsi, questa è la prima cosa. Quando si viene a fare allenamento da me, che siano i piccoli o i grandi, un'ora e mezzo, bisogna cercare di capire quello che va fatto, e se uno riesce ad abbinare il divertimento all'impegno e alla convinzione che un domani potrebbe anche sperare di fare questo lavoro, si ha tutto. E poi io ho anche la fortuna di lavorare con Francesco Gagliandro, che è stato il procuratore mio da sempre, quindi faccio tirocinio con lui a livello di procuratore, perché è anche giusto che una scuola calcio come la mia, che dà dei ragazzi in squadre di Serie A, possa seguirli. Possa seguirli, quindi è un lavoro che mi sta piacendo, mi sta prendendo, e comunque ringrazio anche lui per la possibilità che mi sta dando. Mi diverto, sto con i ragazzi, sto bene, quindi... Beh, spero di continuare così e di fare sempre meglio, ci mancherebbe. Benissimo, tanti auguri. Grazie mille, davvero, grazie a voi.